Carissimi membri della famiglia salvatoriana in tutto il mondo, buon pomeriggio anche in altre parti, buonasera e buonanotte anche. Salutiamo a tutti i membri della famiglia salvatoriana che ci seguono da casa di tanti luoghi nei 5 continenti dove c'è la presenza salvatoriana. Loro possono accompagnare questo momento tramite mezzi di comunicazione. Siamo uniti in questo modo. E rivolgo il mio benvenuto a tutte e tutti voi che siete qui nella Basilica di San Pietro, cuore della Chiesa, segno dell'adesione e dell'amore di Padre Jordan per la Chiesa. Qui vicino si trova anche la Casa Generalizia dei Salvatoriani, dove ha vissuto il nostro fondatore e dove riposano i suoi resti mortali. E oggi doppia festa, l'Assunzione del Signore e il nostro ringraziamento. Ieri eravamo un solo cuore nella cerimonia della beatificazione di Padre Jordan. Penso che anche oggi sarà così. Possiamo chiamare il nostro Padre fondatore Beato Padre Jordan. Si tratta di una gioia assai immensa, ma anche un invito per seguire il suo esempio, essere santi nella quotidianità della vita. Ringraziamo il Signore per questa benedizione che da un lato ci porta una nuova speranza e dall'altro ci richiede un nuovo impegno. Qui a San Pietro il Padre Jordan visitava la Basilica almeno una volta al giorno per pregare nella Cappella del Santissimo Sacramento, all'altare della Madonna del Buon Consiglio e presso la tomba di San Pietro. Pregava per la nascente fondazione. Cari amici, fratelli e sorelle, così siamo uniti a Lui in preghiera per ringraziare Dio di questa gioia, di questa benedizione attraverso il Santo Rosario, preghiera semplice, così come era la vita di Padre Jordan, una preghiera che lo accompagnò fino alla fine, preghiera molto popolare in tutto il mondo, a cui tante persone ricorrono nel momento del bisogno. Il Padre Jordan confidava alla Madonna tante delle necessità della sua fondazione, scrivendo piccoli biglietti e mettendoli nelle mani di Maria Immacolata. Mettiamoci oggi anche noi nella mano di Maria, Madre del Salvatore, Madre degli Apostoli. Mettiamo il bisogno di tutti noi anche in solidarietà con la sofferenza del mondo. Lasciamo che la Madonna venga in mezzo a noi per condurci a suo Figlio Gesù Salvatore del mondo. Anche oggi ascolteremo il messaggio che ha inviato la Coordinazione Internazionale dei Salvatoriani Laici, il nostro fratello Giuseppe, a nome di tutti i Salvatoriani Laici, legge il messaggio. Cari amici, collaboratori, fratelli e sorelle della famiglia salvatoriana, la beatificazione di Padre Francesco Maria della Croce Jordan è una grande gioia per tutti noi, perché riconosce la santità di un uomo che ha trascorso tutta la sua esistenza terrena intento a far conoscere Gesù Cristo, il Salvatore del mondo, a tutti i popoli della terra. Padre Francesco Jordan intuì da subito che per questa grande missione aveva bisogno anche di validi collaboratori capaci di arrivare ad ogni livello del tessuto sociale e così, anticipando i tempi, nacquero i laici salvatoriani. Attualmente i laici salvatoriani
insieme agli altri componenti della famiglia salvatoriana, sono presenti in molte nazioni, esercitano varie professioni e seguono la visione ispiratrice di Padre Francesco Jordan per portare le parole di Gesù e l'amore di Dio nelle scuole, nelle aziende, nelle fabbriche e in tutte quelle realtà in cui operano. Oggi, in questo momento solenne e tanto atteso, confidiamo che tutti i membri della famiglia salvatoriana siano fortificati da questa celebrazione e continuino coraggiosamente ad adattare la visione di Padre Francesco Jordan alle necessità del futuro, mantenendo così sempre viva l'universalità salvatoriana, affinché tutti conoscano te, l'unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo, i laici salvatoriani. Grazie mille Giuseppe per il messaggio. Vi invitiamo a continuare in questa atmosfera di fede e di preghiera con Maria nostra Madre. Per ogni mistero ci sarà un'introduzione, pregheremo la prima parte dell'Ave Maria in una lingua e poi la seconda parte risponderemo tutti in italiano. In nomine Patri, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Domine labia mea aperies. Deus in adiutorium meum intende, dominat adiuvandum me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula. Amen. Primo mistero, la resurrezione di Gesù. Dal diario spirituale di Beato Francesco Jordan. Per noi è opportuno gloriarci nella croce di nostro Signore Gesù Cristo, nel quale è la nostra salvezza, la nostra vita e la nostra resurrezione. Questo segno starà in cielo quando il Signore verrà a giudicare. Ecco la croce del Signore, fuggire potenza avverse, vince il leone della tribù di Giuda. Pater nostra, qui es in cieli, sanctificeto nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Der Maria. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, erat in principio. Secondo mistero, l'ascensione di Gesù al cielo, dal diario spirituale di Beato Francesco Jordan. Orto degli ulivi, ascensione e glorificazione, tutto per la maggior gloria di Dio. Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Questa è la vita eterna. Che conoscono te, l'unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Pater nostra, qui es in celis, sanctificeto nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa đã ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc là. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa đã ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc là. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa trời cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là.
Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Terzo mistero. La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. Dall'allocuzione di Beato Francesco Jordan. Oggi vorrei parlare ancora alla prossima festa di Pentecoste. Preparatevi a ricevere tante grazie con l'effusione dello Spirito Santo. Impiegate bene questi ultimi giorni per prepararvi degnamente a ricevere lo Spirito Santo con una profonda e fervente preghiera. Pregate specialmente per voi stessi, per la società, per tutta la Chiesa. Preparatevi allora a invocare lo Spirito Santo sulla Chiesa, sulla società e su ognuno di voi. Possa preservare in voi la purezza del cuore. Fatevi tempio dello Spirito Santo. Pregate che vi sia di guida nei momenti di pericolo. Oh, quanto felice sarete, quanto gioiosi sentendovi tutti pieni di Spirito Santo. Che gioia, che pace, che beatitudine, che armonia, che felicità. Oh, vieni, Santo Spirito. Pater nostra, qui es in cieli, santificeto nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Të falemi Mari, qërë plotës Zoti me ty, e bekuar jemi mbi gjitha gratë, dhe e bekuar është fryti barkut tënd Jezusi. Të falemi Mari, qërë plotës Zoti me ty, e bekuar jemi mbi gjitha gratë, dhe e bekuar është fryti barkut tënd Jezusi. Të falemi Mari, qërë plotës Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe e bekuar është fryti barkut tënd Jezusi. Të falemi Mari, qërë plotës Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe e bekuar është fryti barkut tënd Jezusi. Të falemi Mari, qërë plotës Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe e bekuar është fryti barkut tënd Jezusi. Të falemi Mari, qërë plotës Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe e bekuar është fryti barkut tënd Jezusi. Të falemi Mari, qërë plotës Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe e bekuar është fryti barkut tënd Jezusi. Të falemi Mari, qërë plotës Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë, dhe e bekuar është fryti barkut tënd Jezusi. Të falemi Mari, qërë plotës Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gratë,
dhe i bekuar është fryti barku tënd Jezusi. Të falemi Mari, hir plotës Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha gra, dhe i bekuar është fryti barku tënd Jezusi. Të falemi Mari, hir plotës Zoti me ty, e bekuar jemi gjitha grat, dhe i bekuar është fryti barku tënd Jezusi. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Quarto mistero. L'Assunzione di Maria Vergine al Cielo. Dal diario spirituale di Beato Francesco Jordan. Finché c'è un solo uomo sulla terra che non conosce e non ama sopra ogni cosa Dio, non ti è permesso riposare un momento. Finché Dio non sia glorificato dappertutto, non ti è permesso riposare un momento. Finché la regina del cielo e della terra non venga onorata dappertutto, non ti è permesso riposare un momento. Nessun sacrificio, nessuna croce, nessun soffrire, nessuna desolazione, nessuna tribolazione, nessun attacco o nulla ti sia troppo difficile con la grazia di Dio. Pater nostra, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, ad veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ma so che Maria vuoi cedere ne mamma un nai. Quando regesio con Baba Kungponsi, na Jesu mwana kwenda yao na regesio. Masoge Maria waichoire nema o Mungu narinae, kwanyo regesio kwa Baba Kungponsi, na Jesu mwana kwenda yao na regesio. Masoge Maria waichoire nema o Mungu narinae, kwanyo regesio kwa Baba Kungponsi, na Jesu mwana kwenda yao na regesio. Masoge Maria waichoire nema o Mungu narinae, kwanyo regesio kwa Baba Kungponsi, na Jesu mwana kwenda yao na regesio. Masoge Maria waichoire nema o Mungu narinae, kwanyo regesio kwa Baba Kungponsi, na Jesu mwana kwenda yao na regesio. Masoge Maria waichoire nema o Mungu narinae, kwanyo regesio kwa Baba Kungponsi, na Jesu mwana kwenda yao na regesio. Masoge Maria waichoire nema o Mungu narinae, kwanyo regesio kwa Baba Kungponsi, na Jesu mwana kwenda yao na regesio. Masoge Maria waichoire nema o Mungu narinae, kwanyo regesio kwa Baba Kungponsi, na Jesu mwana kwenda yao na regesio. Masoge Maria waichoire nema o Mungu narinae, kwanyo regesio kwa Baba Kungponsi, na Jesu mwana kwenda yao na regesio.
Maso che Maria vuoi cioire ne ma un mongur nare nae, quagnol regesio covava concubonsi, na Gesù manda quinta yao nare negesio. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Quinto mistero, l'incoronazione di Maria Vergine, dal diario spirituale di Beato Francesco Jordan. Anima mia, se vuoi trovare grazia verso Dio, come la Vergine, umiliati in tutte le cose come lei, perché Dio resista ai superbi e dà la sua grazia agli umili. Pater nostra, qui es in cieli, santificeto nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è con voi. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Santo, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, respes nostra salve. Ad te clamamus, resurrex filii ebe, ad te suspiramus, gementes et fentes,
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Excelsis Deo. Et in terra pax hominibus more voluntatis. Oramus benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus sibi, propter magnam gloriam.
Preghiamo. Ascolta, o Padre, la preghiera dei tuoi figli che professano la fede nel Cristo Salvatore, asceso alla tua destra nella gloria, e fa che, secondo la promessa, sentiamo la sua presenza in mezzo a noi sino alla fine dei tempi. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli. Il numero delle persone radunate era di circa 120 e disse: Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli, infatti, era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Sta scritto infatti nel libro dei Salmi: il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi, assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua risurrezione. Ne proposero due, Giuseppe detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava. Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli 11 apostoli. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. Benedici il Signore, anima mia.
benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Il Signore apposta il suo trono nei cieli. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Signore ha posto il suo trono nei cieli e il suo regno domina l'universo. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il Suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il Suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio. Alleluia.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, Gesù alzati gli occhi al cielo, prego dicendo, Padre Santo, custodicili nel tuo nome, quelle che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quelle che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono del mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li hai odiati, perché se non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga del mondo, ma che tu li custodica dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità, la tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso perché siano anch'essi consacrati nella verità. Parola del Signore. Eccellenza, Reverendo Padre Milton Zonta, Superiore Generale e Reverendi Padri della Società del Divin Salvatore, Reverende Suore Salvatoriane, fratelli e sorelle della famiglia salvatoriana sparsi ovunque per il mondo, fratelli e sorelle tutti. Ci ritroviamo nella Basilica di San Pietro, il giorno successivo alla beatificazione di Padre Francesco Maria della Croce Jordan, a rendere grazie al Signore per questo grande dono che Egli ha fatto alla famiglia salvatoriana e alla Chiesa tutta. Lasciamoci guidare dall'invito del Salmo 102, che abbiamo proclamato come Salmo responsoriale. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Sono lieto di unire la mia voce e il mio cuore
alle vostre voci e ai vostri cuori. In questo inno di lode e di esultanza, nel ricordo anche dei miei contatti con i padri salvatoriani del Venezuela. La gioia odierna accresce la gioia da loro sperimentata recentemente, insieme a tutto il popolo venezuelano, per la beatificazione del medico dei poveri, José Gregorio Hernández. A loro, come a tutti coloro che ci seguono attraverso i mezzi di comunicazione sociale, vada il mio saluto fraterno e cordiale. Rendiamo grazie a Dio che nella sua immensa bontà non ci priva mai della presenza dei santi. Oggi in Vaticano celebriamo la settima domenica di Pasqua. La solennità dell'Ascensione è stata giovedì scorso e per felice coincidenza la liturgia ci fa ascoltare un passo evangelico che è tratto dal capitolo 17 di Giovanni, capitolo che fu particolarmente caro al nuovo Beato. Attraverso la costante e amorosa meditazione della parola di Dio, egli avvertì interiormente un forte appello, rivelatosi poi la specifica missione dei salvatoriani, e cioè approfondire e propagare la conoscenza di Gesù quale vero e unico Salvatore del mondo. Ora, l'idea di fondare un'opera apostolica animata da questa vocazione divenne chiara in lui allorché, trovandosi in Terra Santa, sentì risuonare nell'intimo con particolare intensità alcune parole iniziali della preghiera sacerdotale del Signore, che si trova appunto nel capitolo 17 del Vangelo di Giovanni. Ispirandone la vita e l'opera missionaria, nel cuore del Beato Giordan si impresse soprattutto il versetto 3. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Anche se questo concetto non viene esplicitamente ripreso nel brano evangelico di questa settima domenica di Pasqua, esso non di meno in qualche modo vi risuona all'interno. La preghiera sacerdotale di Gesù, infatti, pur avendo una forma complessa è tuttavia percorsa da un respiro unitario, dove tutti i vari temi in essa presenti si avvicinano e si legano, illuminandosi a vicenda. Vorrei perciò soffermare l'attenzione su due punti del Vangelo odierno che ci aiutano ad approfondire in che cosa consiste la conoscenza di Gesù. E mi riferisco al tema della parola e al tema dell'unità. Potremmo quasi dire che il primo termine, parola, indica la sorgente che alimenta la conoscenza di Gesù, mentre il secondo, unità, ne indica il frutto. Il Signore Gesù, rivolto al Padre, dice: «Io ho dato loro la tua parola», e ancora: «Consacrali nella verità, la tua parola è verità». La conoscenza di Gesù nasce e si approfondisce nell'ascolto della parola di Dio, che è nelle Scritture. Non si diventa discepoli di Cristo senza un contatto amoroso, senza un contatto continuo con la Bibbia. Un contatto, ben inteso, non dettato da una sorta di dovere d'ufficio, ma da una familiarità che sente quotidianamente il bisogno di rinnovarsi, ritemprandosi al calore di una presenza amata. Per questo motivo, il discepolo di Cristo, ancor prima di annunziarla agli altri, è uno che vive della parola, che col passare degli anni ne avverte un crescente bisogno, che tra le pagine bibliche trova il suo maggiore conforto, nonché tutto ciò che dà senso alla vita. Come scriveva il Beato Francesco Maria della Croce nel suo diario spirituale,
leggi spesso la Sacra Scrittura, o meglio, non sia mai deposta dalle tue mani. E vengono in mente altre figure di padri della Chiesa, di santi, vissuti in una ininterrotta meditazione delle Scritture. Ad esempio, San Giovanni Crisostomo, che affermava: «Anche se tutto il mondo è sconvolto, ho tra le mani la sua Scrittura. Leggo la sua parola. Essa è la mia sicurezza e la mia difesa». Al di là degli immancabili marasmi della vita e della storia, egli sentiva di non essere solo. «Leggo la sua parola», diceva, «essa è la mia sicurezza e la mia difesa». Aprendo il codice della Bibbia, sentiva avviarsi non soltanto un'esperienza cognitiva, ma un incontro vitale con il Signore. Ed è questa esperienza a far sì che i discepoli di Gesù in ogni tempo ne propaghino la conoscenza. Ancor prima che con le parole, essi lo fanno mediante la propria vita quotidiana, che si svolge al ritmo della parola. La parola di Dio diventa così lampada ai nostri passi. E la prima lettura ci offre un esempio di come essa aiuti a interpretare gli eventi, orientando concretamente la vita. Mediante due versetti dei Salmi lungamente meditati, l'Apostolo Pietro rilegge l'evento doloroso del tradimento di Giuda, entro una visione chiara, senza acrimonia e senza infingimenti. Anche quella ferita così profonda, così dura da accettare, trova un posto, perché dice Pietro: «Era necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo». Non si tratta di fatalismo. Illuminato da due versetti biblici, Pietro ha colto la logica interna di quegli avvenimenti. Si direbbe che la sua rilettura di quanto era avvenuto abbia lo stesso calore, la stessa serenità di sguardo del misterioso viandante che sulla via di Emmaus, discorrendo alla luce delle Scritture, aveva fatto ardere il cuore dei due discepoli, scandalizzati dalla croce. E a somiglianza del Maestro, anche Pietro riaccende la speranza, porta una parola chiara nella comunità cristiana. Il suo discorso non sotterra un passato irrisolto, non lascia un fardello da trascinarsi dietro. Il peccato dell'uomo non scandalizza più, e la non pienezza umana non fa più problema, perché il progetto di Dio non ignora i limiti delle nostre comunità. Ma proprio grazie a questa visione, che sa rileggere i fatti del passato e della storia da questa prospettiva biblica, con un occhio biblico potremmo dire, proprio in questa maniera si diventa costruttivi, si diventa costruttori di comunità. Pietro allora dice alla comunità credente che è necessario ricostituire la pienezza. Il peccato dell'uomo non deve bloccare definitivamente, esso non è qualcosa da accettare supinamente. Ed ecco l'elezione di Mattia. La comunità prega e dimostra una grande libertà. Tirare le sorti in questo caso vuol dire una cordiale disponibilità. La comunità si rimette completamente nelle mani del suo Signore. E dopo il confronto di opinioni diverse, attraverso le quali si era pervenuti alla presentazione di due candidati, l'elezione viene riservata soltanto al Signore. Una comunità che avanza nella conoscenza di Gesù gli dà sempre il primato, soprattutto quando si tratta di prendere decisioni molto delicate e importanti. E vengono messi da parte i personalismi, vengono messi da parte le fazioni e anche i pareri diversi si avviano gradatamente verso un approdo concorde. Attraverso questa strada, fratelli e sorelle, giungiamo al secondo punto della nostra riflessione, al tema dell'unità, l'essere una cosa sola, che sgorga naturalmente dalla conoscenza di Gesù, né, come dicevamo, il frutto, è il frutto di questa conoscenza.
Siamo perciò nell'ambito non di una morale estrinseca delle cose da fare, ma della morale dei frutti, alla quale ad esempio fa riferimento il Salmo 1. Il giusto è come albero piantato lungo corsi d'acqua che dà frutto a suo tempo. Alzati gli occhi al cielo, Gesù pregò così: Padre Santo, custodiscili nel tuo nome quelli che mi hai dato, perché siano una sola cosa, come noi. L'unità per la quale Gesù prega è quella dei discepoli tra loro, ma l'anima e il fondamento di questa unità va cercata in alto, vale a dire nell'unità con il Padre e il Figlio. Come il Padre e il Figlio sono una cosa sola, perché il Padre è riflesso nel Figlio, così i discepoli trovano nel riflesso di questo specchio in essi il vero e ultimo fondamento della loro unità. San Giovanni, come abbiamo ascoltato nella seconda lettura, scrive anche queste parole: «Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Dio è perfetto in noi». Nel nostro amore umano e cristiano, nel nostro amore reciproco, si compie un evento grandioso. L'amore che discende da Dio giunge alla sua perfezione, facendosi di nuovo come in Cristo visibile, capace di creare tra gli uomini quella fraternità aperta che permette di riconoscere, apprezzare e amare ogni persona, come dice Papa Francesco nella Fratelli Tutti. Il seme della vocazione apostolica del Beato Francesco Giordan germinò dallo studio e dall'assidua meditazione della parola di Dio. La conoscenza di Gesù, che abilita a testimoniarlo dappertutto, inizia e si approfondisce sempre nel solco dell'ascolto, un ascolto orante della parola di Dio. Se ciò non avviene, agli altri potremmo pure comunicare delle idee, magari delle idee geniali, delle idee interessanti, che lasciano con la bocca aperta, ma non certo comunicheremo il profumo di Cristo. Nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, il Santo Padre ha scritto: la migliore motivazione per decidersi a comunicare il Vangelo è contemplarlo con amore e sostare sulle sue pagine e leggerlo con il cuore. Se lo accostiamo in questo modo, la sua bellezza ci stupisce e torna ogni volta ad affascinarci. La conoscenza di Cristo, quale vero e unico Salvatore del mondo, da trasmettere agli altri, esige in ogni tempo una genuina spiritualità biblica. È così che si forma l'uomo spirituale, il quale non è colui che aspira astrattamente a beni superiori, ma colui che vede e tratta secondo Dio i beni visibili, favorendo intorno a sé un clima di vera fraternità. Coloro che percorrono le vie della santità lasciano un'impronta durevole sulla terra, sempre a beneficio dell'uomo. Ciò è avvenuto anche al Beato Francesco Maria della Croce, ed oggi a testimoniarlo è la presenza della vostra famiglia salvatoriana, chiamata a sua volta ad incidere beneficamente dovunque sia chiamata a svolgere la propria missione. In questa occasione così lieta e solenne, il trovarci qui a pregare insieme nella Basilica di San Pietro sia un segno che vi confermi e vi incoraggi nel vostro generoso servizio, svolto in stretto rapporto con la Chiesa universale, come volle il Beato Francesco Maria della Croce, lasciando scritto nel suo testamento spirituale: «Siate sempre veri e fedeli figli della Santa Madre Chiesa Romana, insegnate ciò che ella insegna, credete ciò che ella crede e detestate quanto ella detesta». Lo chiediamo anche a Maria, che Francesco Maria della Croce amò e venerò con straordinaria pietà come regina degli apostoli e madre del Salvatore, e così sia.
Credo in unum Deum. Patre omnipotente, factor in cieli et terre, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominu Iesu Christu, Filium sorelle carissimi, ringraziamo Dio per la sua vicinanza mostrata nel Beato Francesco Giordano. Rivolgiamo a Dio la nostra preghiera per la salvezza di tutti. Dominum de precemur, Gott der Weisheit und der Einsicht, wir rühmen dich, denn um uns zu retten, hast du uns deinen geliebten Sohn geschenkt, Jesus, den Heiland der Welt.
Auf die Fürsprache des seligen Franziskus Jordan beten wir für Papst Franziskus, für alle, die uns regieren und den Dienst der Leitung wahrnehmen. Mögen sie vom Geist der Apostel geführt werden und aufrichtige Männer und Frauen sein, die in deinem Dienst nicht danach streben, den Menschen zu gefallen, sondern deine Botschaft freimütig zu verkünden. Nominum ne precemur, te rogamus omnino. Dieu de bonté et d'amour pour l'humanité, nous te remercions car à travers le bienheureux François Jordan, tu nous as réunis à une seule famille. Nous prions par son intercession et celle de la bienheureuse Marie des Apôtres que nous puissions toujours embrasser une vie de dévouement total à toi en nous mettant au service de ton amour qui se réalise dans notre appel et notre mission apostolique. Nominum ne precemur. Boże słabych i bezbronnych, uwielbiamy Cię, ponieważ pokazałeś nam w Zbawicielu, że Twoja miłość zwraca się przede wszystkim do ubogich i uciśnionych. Za wstawiennictwem błogosławionego Franciszka Jordana daj nam wrażliwe i troskliwe spojrzenie na tych, którzy są słabi i bezbronni. Daj nam moc, abyśmy chronili i bronili Twoich najmniejszych, którzy mają szczególne miejsce w Twoim Królestwie. Nominum de precemur. God of mercy and nearness, glory to you because you have given all that is good in this world. Through the intercession of Blessed Francis Jordan, we pray that the gospel of your Son always may question our lives, to keep restless until all may know you, and to be encouraged by your love. We pray for those afflicted by poverty, disasters and setbacks, for the victims of epidemics and pandemics, for the far too many people caught up in the net of inhumane poverty. Give us the ability to recognize you and the courage to change these humiliating situations. Nominum ne precemur. Te rogamus dominus. Mungu wa ushirika na umoja, tunalisifu jina lako kwa kuwa umetuita kwenye jumuiya ya imani, undugu na utume. Kwa maombezi ya wenyeheri Francis Jordan na Maria wa mitume, tunaziombea jumuiya zote za wasalvatoriani zilizoenea ulimwenguni kote, watawa wa kiume na wa kike pamoja na walei waliojitolea ambao wanataka kumjua, kumpenda na kumtumikia mwanao. Tusiseme tu neno la injili katika siku zetu, bali naliwe mwili na damu kwa watu na jumuiya zilizo hai, ili tuwe wamoja moyoni na rohoni katika furaha ya Kristo mfufuka. Nominum ne precemur. Deus da vida e Senhor da messe, te agradecemos por nos chamar a colaborar no serviço apostólico de tua igreja.
por intercessão do bem-aventurado Francisco Jordan, te pedimos, envia novas vocações à tua Igreja e, ao mesmo tempo, dai-nos a graça da fidelidade e do testemunho apostólico autêntico, capaz de despertar em muitos o desejo de viver o carisma, de tornar Jesus Cristo conhecido e amado por todos e em todos os lugares. Nominum de precemur. O Padre, che ci hai innestati in Cristo tuo Figlio come nuovi tralci nella vite, donaci di narrare a quanti incontriamo lungo il cammino le grandi opere della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli, o Signore, le preghiere dei tuoi fedeli, insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo tuo Figlio, Signore dell'universo. Entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli, egli intercede per noi, mediatore e garante della perenne fusione dello Spirito. Pastore e custode delle nostre anime, ci chiama all'unanime preghiera, sull'esempio di Maria e degli Apostoli, nell'attesa di una rinnovata Pentecoste. Per questo mistero di santificazione e di amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo, per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra, in unione con il tuo servo, il nostro Papa Francesco, e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo, e anche essi ti offrono questo sacrificio di lode, e nel sano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute.
In comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisostomo, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano, e tutti i tuoi santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani, sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele, il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio,
scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri, peccatori ma fiduciosi, nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicità, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per ipsum et cum ipso et in ipso, esti video Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es sinceri, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Ascoltaci, Dio nostra salvezza, e per questi santi misteri donaci la serena fiducia che si compirà nel corpo di tutta la Chiesa ciò che già si è realizzato in Cristo, suo Capo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Eminenza Reverendissima Cardinale Pietro Parolin, Eccellenza Monsignor Rocher, cari confratelli, sacerdoti, diaconi qui presenti, care sorelle religiose, laici che partecipano al carisma salvatoriano, fratelli e sorelle qui presenti, tutti coloro che ci accompagnano attraverso i vari mezzi di comunicazione. Questi giorni diverse volte abbiamo rivolto il nostro sguardo a Dio, colmi di gratitudine per la testimonianza apostolica del Beato Francesco Jordan. Un sentimento di gioia così forte che è stato presente anche oggi in questa Eucaristia di ringraziamento per la sua beatificazione. Sono sicuro che nelle più diverse parti del mondo migliaia di religiosi, religiose e laici salvatoriani hanno vissuto questo stesso sentimento di gratitudine per il dono della santità di Francesco Jordan. Da ogni luogo non smettiamo mai di rendere grazie a Dio e di rinnovare il nostro desiderio salvatoriano di vivere più fedelmente il suo carisma nella missione evangelizzatrice della Chiesa. Tra tante storie sul Beato Francesco Jordan che abbiamo nei nostri archivi, ce n'è una molto particolare descritta con queste parole: se volete vedere un santo, andate alla Cappella del Santissimo Sacramento nella Basilica di San Pietro, dove Padre Jordan viene a pregare ogni giorno. Dio sa quante volte il Beato Francesco Jordan è venuto in questa basilica per dialogare con il Signore e per nutrire la sua vita spirituale e apostolica. Per lui la preghiera era la più grande forza del mondo. Consapevole che non possiamo mai nulla senza che lo Spirito Santo sia il vero protagonista della nostra vita. A nome della famiglia salvatoriana vorrei ringraziare a tutti voi che con i più diversi servizi e contributi avete reso possibile il ringraziamento in questo momento di gioia per tutti noi. Prima di tutto, la nostra più profonda e sincera gratitudine va al Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, che ha presieduto questa celebrazione con grande generosità e affetto per noi. La nostra gratitudine è rivolta anche al Vescovo Rocher, che ci accompagna, ai concelebranti, ai religiosi, agli amici della famiglia salvatoriana, che da diverse comunità e luoghi ci infondono gioia, condividendo con noi questo evento ecclesiale. Questo è anche un momento di riconoscenza verso tutti coloro che
che con il loro lavoro hanno contribuito alla realizzazione di questa commovente celebrazione. Grazie per il sostegno dell'equipe di coordinamento della liturgia, del coro, delle altre squadre di supporto. Grazie a tutti voi che in ogni modo avete collaborato per farci vivere giorni di grande gioia e significato. Vorrei anche salutare con gratitudine persone di varie nazionalità e luoghi che con gioia, emozione e gratitudine hanno partecipato a questo momento di lode, nonostante non si hanno potuto essere qui di persona. A voi che ci avete accompagnato con l'ausilio dei media, auspico che l'esperienza che abbiamo vissuto vi accompagni ancora a collaborare nella missione di Dio, con lo stesso entusiasmo apostolico che ha caratterizzato il beato Francesco Iorda. Spero che la celebrazione dell'anno del beato Francesco Iorda, che presto inizieremo, ci aiuti a continuare a rendere grazie attraverso il nostro servizio, umile e dedicato ad essere per tutti e ovunque autentici apostoli di Gesù Cristo e testimoni dell'unico e vero Dio al mondo di oggi. La ragione dell'esistenza della famiglia salvatoriana non sarà mai altra che mantenere vivo nel cuore di molti questo luminoso esempio del beato Francesco Iorda, della sua vita totalmente dedicata al servizio della Chiesa e della sua missione apostolica. A tutti e per tutto, grazie. Vorrei invitare a tutti voi che ci alziamo e facciamo insieme la preghiera di ringraziamento per la beatificazione di Francesco Iorda, che si trova nella ultima pagina del nostro libretto. Citato e ispirato come modello per il tuo popolo, il beato Francesco Maria della Croce Giordana. Ti preghiamo, ascolta la nostra preghiera, fa che attraverso la sua intercessione ci sia data la grazia sul suo esempio di rispondere con zelo e fiducia alla nostra vocazione apostolica. Donaci il coraggio di rispondere alla nostra chiamata come il beato Francesco Giordan, con il desiderio di salvare tutti. Illuminaci affinché, uniti nella missione, tutti possiamo conoscere, amare e servire il nostro Divin Salvatore. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo. Portate a tutti la gioia del Signore risorto, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.